che è nata dalle donne, non è stata un'entità a casa delle donne, la casa delle donne diciamo soltanto uno strumento per dare una voce unica a tante persone che da anni, alcune di queste anche da diversi decenni, stanno combattendo per arrivare a raggiungere diritti paritari, che non è semplice, per i quali non è più semplice arrivare a traguardo. Per un primo motivo, che è quello culturale, siamo state educate ad essere brave bambine, a comportarci bene, a rispondere ai comandi familiari. E il maschio è l'uomo che, se alternativo, è una nota di merito. Ora, non si tratta assolutamente di, non vogliamo assolutamente, sono lontanissime da creare una guerra uomo-donna, però le connotazioni tipiche sono evidenti. Questa forma culturale, che ci ha dato modo di essere delle brave bambine, in realtà poi ci ha influenzate nel nostro comportamento. Un comportamento che dobbiamo abbandonare soprattutto in questi figli, maschio e femminile. Un comportamento che siamo contenti di non vedere nei nostri compagni di vita. Compagni di vita possono essere il collega di lavoro, il compagno di vita personale, i colleghi che si muovono nell'ambito politico. Siamo contenti di vedere degli esponenti maschili a sostegno della nostra battaglia, proprio perché non è una battaglia di genere, è una battaglia per ottenere la parità di accesso a tutto quello che l'essere umano deve raggiungere. Come possiamo dirci, paese civile, se in un paese civile abbiamo ancora delle distinzioni in base a quello che è il nostro sesso? Distinzioni nell'ambito lavorativo. Oggi parleremo dell'ambito politico e manageriale. La rete delle amministratrici che presentiamo oggi a Catanzaro, che nasce dalla nostra zona, dalla casa delle donne di Femmina TV, che è nella Locride, nasce esattamente da Poverino, è un'idea di rafforzare quello che è l'ambito amministrativo, la pubblica amministrazione, dove ancora ci sono delle voragini rispetto ai diritti paritari. E dopo noi vorremmo avere l'ambizione che la donna che appartiene alla rete delle amministratrici lavora non soltanto per un empowerment femminile, ma anche per una condivisione di esperienze che vanno in tutti gli ambiti che non sono esclusivamente femminili, altrimenti anche lì avremmo uno stereotipo e un recinto all'interno del quale ricorrerci. E per questo che alla rete cominciano a partecipare innanzitutto le scuole dei bilanci, ai lavori pubblici, a quella connotazione che non è prettamente femminile secondo quello che ci viene attribuito come donne che si muovono nella pubblica amministrazione. La rete delle amministratrici nasce per mettere in rete queste donne, perché anche nelle maggiori rappresentanze della pubblica amministrazione degli enti locali non c'è ancora rappresentanza delle donne. Noi conosciamo benissimo la massima rappresentanza delle pubbliche amministrazioni, l'ANCI. Eppure all'interno del lancio non c'è una commissione per l'opportunità, non c'è una strada che porti le donne e gli uomini che si muovono nella pubblica amministrazione a lavorare per questo, per abbattere questo genere di barriere. Ieri una progettista mi diceva, nelle aziende il punteggio che viene dato a un'impresa per essere valutata positivamente è di 3 punti se ha l'accesso delle donne facilitato, quindi la parità di genere garantita per uomini e donne naturalmente, dice che stesso numero di punti vengono attribuiti se hanno una buona rete femminile. Quindi trovarmi a dover valutare il punteggio della parità di genere in un'azienda pari alla rete femminile adeguata per il sistema di AFREF, sinceramente mi potrebbe. Quindi cominciamo a lavorare concretamente a una vera parità di genere, che sia fattiva, quindi che guardi alle cose che devono essere realizzate, che sulla carta in realtà la legislazione italiana è quasi perfetta, mette, ma nell'applicazione pratica non c'è, perché non viene dedicato spazio, veri messi in vita comunali, ma veri anche l'accesso delle donne oltre il soffitto di cristallo per il quale non si riesce in alcun modo ad muoversi. E vi invito anche alla mese terra di un'ottava, il 30 ottobre prossimo ci sarà una giornata dedicata alla donna e all'impresa, e dove parleremo anche della famosa legge Volfo-Mosca, dove le donne hanno cominciato ad avere un maggiore peso, donne capaci, quindi con una buona valutazione di merito
perché assolutamente noi allontaniamo da noi qualsiasi, dicevo prima, recinto che ponga la donna in uno spranno, sia politico o anche aziendale, e soprattutto in quanto donna, che è definente questo. Deve essere una donna capace che arriva a avere un ruolo di dimostrare la capacità, e noi ci possiamo rappresentare tutti, uomini e donne. E questa rete è diventata ancora più impellente per costituirsi quando ci siamo resi conto che per la doppia differenza di genere, in questo momento è il tema di genere più pregnante in questo periodo, sta avendo delle difficoltà enormi. Io ringrazio il tuo cuore che si è presentato qui e che ci sta sostenendo, perché non vogliamo porci come strumento sociale di richiesta, per favore passate la vostra differenza di genere, perché noi non dobbiamo chiedere niente a nessuno, perché è un diritto che abbiamo e nessuno ce lo elargisce. La visione paternalistica lei che concediamo alla propria preferenza non deve assolutamente passare, perché è una vittoria se si arriverà ad ottenere la propria preferenza di genere, è una vittoria delle donne tutte, di qualsiasi colore, di nessun colore, di qualsiasi credo politico, di qualsiasi sviluppo culturale personale. Se riusciremo ad arrivare a questo, sarà soltanto un punto di inizio. Finalmente avremo il consiglio delle interlocutrici, nulla togliendo il nome che ci mancherebbe, ma passando sulla propria idea, sappiamo benissimo che sia una sensibilità differente. E dobbiamo portare avanti tante battaglie femminili. Non parlo della 194 oggi, del calcio, ma quello è uno dei nostri primi obiettivi. Non parlo della chiusura dei consultori, un altro dei nostri obiettivi principali, della garanzia degli assegni comunali in tutti gli enti pubblici, della possibilità delle donne di accedere al lavoro, già così difficile, non per il accesso, ma perlomeno anche a livello locale. E poi parleremo di tanti altri percorsi di garanzia di genere. Non voglio mai parlare di diritti di famiglia, non esistono, non devono esistere diritti di famiglia, non esistono diritti parità. E allora noi siamo qui oggi a parlare della rete delle amministratrici, ma anche per dire con forza che noi vogliamo arrivare a questo primo tassello, ovviamente riguardo i diritti paritari, con la doppia differenza di genere. Abbiamo visto una restarsi di questo percorso, abbiamo visto un cambiamento di questo percorso, abbiamo visto attribuirci anche delle forze, stiamo facendo molta confusione, ma questa confusione non si è restata. Io comunico già come Casa delle Donne, chi vuole aderire aderisca, chi si mette lontano da questa battaglia siamo lontani. Non ne avremo con nessuno, perché siamo libero di portare avanti le proprie idee. Noi faremo una campagna elettorale da gennaio, rivolgendoci esclusivamente all'elettorato femminile. Non avremo nome, perché ancora nomi dei candidati alla regione non ce ne saranno. Però cominceremo a essere presenti in tutte le piazze calabresi, dicendo all'elettorato femminile, a quegli uomini sensibile alla questione, votate solo donne. Se non arriva la doppia preferenza di genere, noi faremo campagna elettorale fino alla data il venerdì prima delle elezioni soltanto per le donne. È una forzatura verso la mia formazione culturale. Io voglio essere libera di poter votare un uomo o una donna, una persona capace. Però se finora l'elettorato femminile non è stato tenuto in alcuna considerazione, adesso l'elettorato femminile deve farsi sentire. È una forzatura verso i diritti, davvero i diritti paritari, e non è nella nostra natura, ma lo dovremo fare finché non si arriverà alla doppia preferenza di genere. E qualora non dovesse arrivare la doppia preferenza di genere, noi faremo campagna a sostegno di tutte le candidate, anche di quelle che non apprezziamo a livello meritocratico. Ma dovremo far vedere qual è il voto delle donne e che potere ha. Una volta sono stata candidata in un paese che si chiama Noia, piccolissimo, della provincia di Reggio Calabria, mi hanno candidata lì e non conoscevo nessuno, mi hanno presentato due donne. Da Noia io ho avuto 4 voti, erano i voti di quelle donne e dei loro mariti. Significa che la volontà femminile c'è, è forte e dobbiamo farla sentire. Quindi donne e uomini che ci sostengono, noi portiamo avanti questa battaglia. Siamo sicuri che non arriveremo all'estrema razio della campagna elettorale solo per il mondo femminile, perché siamo sicuri che passerà, però contemporaneamente si deve comprendere che noi abbiamo una fortissima volontà e questa forte volontà viene esplicitata dalla Casa delle Donne come raccoglitore delle realtà personali che ci sono, che stanno combattendo. Quindi io ho parlato adesso anche troppo,
Lascio la parola a Tonia Sumpo, la nostra consigliera regionale di parità, che dirà dal suo punto di vista proprio istituzionale quello che è il valore della rete delle amministratrici che stiamo portando avanti. E anche, ti prego Tonia, una posizione anche riguardo alla doppia preferenza di genere, che è il nostro primo obiettivo. E poi passeremo la parola da lei, se la presenterò. Sì. Grazie, lasciatemi ringraziare Raffaella, la Casa delle Donne, che in questi mesi sta supportando, diciamo così, un lavoro importante di tutte le donne calabresi. Io ho accolto oggi questo incontro che, come hai detto tu, dovevamo fare già il lunedì, ragione per la quale insomma, ma va bene anche così in qualche modo. Ho accolto oggi questa, diciamo così, sfida in qualche modo a mettere in campo una rete delle amministratrici, perché penso che è qualcosa di utile alla Calabria e non solo alle donne calabresi, perché creare le coscienze è il primo atto per il quale poi insomma anche un territorio si emancipa in qualche modo. Per cui l'invito verrà rivolto da Raffaella, ma lo faccio mio in qualche modo, alle sindache che ho incontrato in questi mesi di battaglia sul territorio per la preferenza di genere, che hanno mostrato immediatamente una grande sensibilità sul tema. Dico soltanto che le sindache erano 32 ad ottobre, sono oggi 22. Rendiamoci conto di cosa stiamo parlando. Le sindache in Calabria coprono soltanto i comuni sotto i 3.000 abitanti, pochissime sono le sindache sopra i 5.000, nessuna sopra i 15.000. Quindi il dato resta, diciamo così, veramente drammatico da questo punto di vista. C'è un dato invece interessante per le amministrazioni calabresi a seguito della legge 215 del 2012, quella con cui le votiamo tutti, diciamo, quella per la quale votiamo nei comuni sopra i 5.000 abitanti, che vede una presenza di donne all'interno dei consigli pari a 1.840 donne, che costituiscono oggi il 40% della forza all'interno dei consigli comunali. Questo significa, detta molto così liberamente, che le donne sono presenti nei consigli comunali per un valore superiore anche a quelle per il quale vengono candidate. Cioè il 30% viene candidato, probabilmente con l'idea che devono essere candidate il 30%, ne candidano qualcuno in più, ma vengono elette sistematicamente tutte. Questo io lo trovo un dato interessante, perché vuol dire che quando tu le persone le metti sugli stessi nastri di partenza se la battono. E questa è una cosa interessante per le donne, interessante per la democrazia. Vuol dire che la Calabria ha una maturità sua che prescinde dal fatto che qualcuno spinga qualcun altro ad entrare in consiglio regionale. E hanno un loro vissuto all'interno dei territori. Questa è una cosa che rende forte le donne. Noi non stiamo chiedendo che le donne siano nominate. Faccio mia la dichiarazione di Pina Marelli, con la quale ho condiviso qualche giorno fa un'iniziativa nella prima città della città nuova di Corigliano Rossano, che dice: io non sto chiedendo in questo momento che le donne siano nominate. Io sto chiedendo che le donne siano elette, e perché possano essere elette è necessario che ci sia una legge che consenta alle donne di stare nella stessa misura nelle liste elettorali. Non chiediamo un voto in più, noi chiediamo che le donne siano messe nella stessa misura nelle liste elettorali. Poi chi ha più filo tesse? Chi ha più filo tesse? Cioè, quella è la normale dialettica democratica, diciamo così. Io di questa cosa penso che sia giunto il momento anche che il Consiglio regionale finalmente, insomma, diciamo, faccia finire il gioco della melina. Un tempo si giocava così, no? In Italia si giocava, si teneva un risultato, il risultato era, cioè, il 30% delle assessore, abbiamo raggiunto il 50%, adesso faccio melina e faccio passare il tempo. No, quel tempo è scaduto. Neanche l'Italia gioca più col modulo melina, diciamo, in qualche modo. Io penso che la Calabria in questo momento ha una necessità, quella di adottare subito la legge sulla doppia preferenza di genere, non tenerla in quella commissione elettorale,
che ha diciamo così assorbito in questo momento la legge sulla doppia preferenza insieme alla legge elettorale, secondo me è un parcheggio inutile. Le commissioni elettorali nascono per far morire una legge. Io sono convinta che questa cosa non aiuti la Calabria e quindi va sganciata immediatamente da quel percorso e riportata in Consiglio regionale, dove io ringrazio Arturo Bova che mi lega, diciamo così, una amicizia, diciamo, non solo personale ma politica, perché insomma in qualche modo è una persona con cui si condividono battaglie, ecco, questo è il tema. E il consigliere Carlo Buccione, che insieme hanno voluto sposare la battaglia delle donne in consiglio regionale votando no il 28 settembre al rinvio. Il 28 settembre si è portato in consiglio regionale la legge sulla doppia preferenza di genere ed è stata rinviata, mi correggerà poi il consigliere Bova, non si capisce bene se per mancanza del presidente o piuttosto per una modifica che il consigliere Bova aveva già, diciamo così, depositato, per cui a noi sembra strana questa cosa qua. Per il presidente, se era la mancanza del presidente l'idea di dover rinviare, noi rispettiamo, diciamo così, istituzionalmente questa volontà, ma ci sembra che essendo rientrato il presidente sia sparita la legge, come dice Alessia Bausone in qualche modo. Quindi noi speriamo che questa legge sia riportata in consiglio, sia riportata in consiglio regionale, perché quello è il suo alveo naturale di discussione, essendo già sufficientemente stata verificata il suo percorso nella commissione, e si assuma quel consiglio regionale la responsabilità di essere, diciamo così, portatore di percorsi di legalità o di illegalità. Perché questa è una legge voluta da una disposizione legislativa nazionale, non mi ripeto nel dire che ci sono tre interrogazioni parlamentari che su questa cosa stanno facendo, diciamo così, un loro percorso, ma è il tema, è fare in modo che la Calabria si doti di questa importante legge. Poi, insomma, io penso che il momento diciamo, è superato, doveva essere già approvata, era già ieri, il momento era ieri, non è domani, diciamo, ma c'è sempre il modo per mettere una soluzione a questa mancanza della legge elettorale, perché la Calabria necessita di una legge adeguata, di una adeguata rappresentanza anche nel Consiglio regionale. A proposito però di, questa è l'ultima cosa che dico e non la dico più con riferimento solo alle donne, io questa cosa mi sento di doverla fare perché quando si parla di amministrazione si deve parlare di buona amministrazione. Io mi sento di dirlo qua a Catanzaro, va tutta la mia solidarietà al sindaco Mimmo Lucano, perché il genere fa la differenza, ma anche la buona amministrazione fa la differenza. E quando la buona amministrazione fa la differenza, io credo che non si devono mettere bavagli alla buona amministrazione. Per cui la battaglia delle donne, la mia battaglia delle donne, e anche la battaglia per un giusto riconoscimento dei diritti di cittadinanza, e nei diritti di cittadinanza entrano anche i diritti dell'immigrazione. Questa cosa qui io la sento in questo momento perché penso che dei provvedimenti diventano particolarmente pesanti e io mi sento di dire la casa delle donne è anche la casa di Mimmo Lucano, se me lo consenti. Sì, io con questa battuta chiudo, perché penso che sia anche noi siamo pochi per cui possiamo fare delle battute tra di noi. Vorrei chiedere al consigliere di Bova di farci subito una battuta e poi va bene, grazie e tanto mi hai anticipato Tania perché volevo chiamare. No, sapete che io all'1:30 c'è il vice ministro dell'interno in prefettura a Crotone, dovrò correre perché abbiamo una serie di appuntamenti e parlare di beni confiscati, che è una materia pure molto, molto importante. Abbiamo fatto una riunione l'altro giorno, oggi arriva proprio il vice ministro.
complimenti per l'iniziativa, è ovvio. Tra l'altro io vedo un tavolo ben costituito, anche il presidente Antonio Ambrosoni, ma tra l'altro anche la dottoressa Rinaldi. Io apprezzo l'impegno di Filmena TV non da adesso. Mi ricordo in una manifestazione organizzata da Callipo, da Pippo Callipo con le scuole, eccetera, eccetera, eravamo proprio con l'ex direttrice allo stesso tavolo, quindi di Filmena TV. È un impegno che parte da quando ero sindaco, una conoscenza. Tra l'altro fatemi dire che quando sono stato sindaco basta andare a vedere le mie liste e la composizione dell'amministrazione comunale, poi per capire se credo o non credo in questa battaglia. Anche l'atteggiamento avuto in consiglio regionale mi fa piacere che sia stato ricordato, perché vedete, se a quella famosa istanza di rinvio io mi opposi categoricamente, dicendo che se il rinvio dovesse essere motivato dalla presenza, dalla volontà del Presidente della Giunta di partecipare, allora in quel caso ben venga, perché è un gesto nobilissimo. Capisco un momento, dice approviamo finalmente questa legge di grande civiltà, voglio essere presente come Presidente per lasciare un segno, lo capisco, però il rinvio allora che sia a data certa, perché altrimenti si possono, conosciamo, c'è Federica Roccisano che saluto, che ne sa qualcosa, in me. Ci sono giochi e giochini, purtroppo, attenzione, certo. Già si parla di commissione o altro, però vi voglio rassicurare su una cosa, a prescindere che le leggi le approva il Consiglio, quindi la responsabilità è su di noi consiglieri, di calendarizzare, di portare, c'è stata un'istanza pure ben precisa affinché questa legge venga portata in discussione al prossimo Consiglio regionale. Ritengo che questo non avverrà, però mi sento di assicurare, io ho avuto modo di parlare l'altra mattina, sono andato a trovare il Presidente Hilton e gli ho voluto parlare personalmente, siamo stati nella sua stanza della questione relativa, non solo di questa, ma il primo punto all'ordine del giorno della nostra chiacchierata personale era proprio quello sulla calendarizzazione della legge sulla doppia preferenza. Anche alla luce di quello che era successo in Consiglio e di quello che si era scatenato nella società. Tonio tra l'altro ricordava le tre interrogazioni parlamentari. Attenzione, ricordiamole bene, perché le tre interrogazioni che sono bipartisan, quindi portano firme, attenzione, tutto l'arco tripartisan di tutto l'arco costituzionale, attenzione, porteranno, io questa onta sinceramente non la voglio avere, non la voglio subire, perché il governo dovrà intervenire se non interviene. Io ho detto a chiare lettere pure al Presidente Hilton, attenzione, perché se non interveniamo noi rischiamo di essere commissariati, tra virgolette, su questo, e c'è l'intervento governativo. La legge del 2016 si è mandato agli arresti domiciliari Mimmo Lucano per disobbedienza civile, perché stiamo facendo disobbedienza civile sotto altro aspetto, perché c'è una legge nazionale, che va applicata, la numero 20 del 2016, è chiaro, non si può, non solo noi rischieremmo di avere un sistema elettorale anticostituzionale. Ripeto, il Presidente, non solo perché, e mi sento di dirlo in questa sede, non solo perché prima dell'estate io ero in ospedale e vedevo, ne parlavo con Tony l'altra volta, ero in ospedale e vedevo le foto, le altre cose, gli interventi sui giornali da parte del Presidente del Consiglio con una nutrita rappresentanza femminile impegnate, di voi persone impegnate in questa battaglia, e perorare la causa della doppia preferenza. Ho detto, se uno molto impegnato, lui stesso mi ha garantito, ho detto guarda, anche perché ci sono state polemiche anche all'interno dello stesso partito di cui fa parte il Presidente Hilton, c'è stata una presa di posizione della responsabile donna dell'Emilia Romagna, se non sbaglio, molto dura nei nostri confronti, col quale c'è stato anche un chiarimento, ma il Presidente Hilton mi ha rassicurato. Noi voteremo il prossimo anno, la legge la facciamo. Si pone però un problema, ritengo, perché c'è un orientamento che vuole inserire la proposta di legge nel calderone, nel contesto più generale della legge elettorale. Una cosa allora, non vieta l'altra. Una cosa non vieta l'altra, se non arriva indubbiamente. Ma io ho detto, guarda, anche se si fa questo, ma se abbiamo i tempi certi, noi abbiamo, puoi dare al Consiglio X, andremo ad approvare questo e lo comunichiamo le cose, non è che se la gente col fucile in mano ci sta puntando per dire, ma è una, ripeto, sia sotto il profilo formale di adeguamento a quella che è la legislazione nazionale, ma è una battaglia di civiltà, sì. Questo
mi dispiace, semmai dovremmo dire che dispiace che si deve ricorrere ad un intervento legislativo, questi sono problemi della società che vanno affrontati in maniera diversa, forse c'è una cultura maschilista che indubbiamente stenta ad abbandonare le sorti di questo, del nostro paese, in altri paesi hanno fatto passi molto più in avanti, ma i calabresi meridionali, ma gli italiani siamo quelli dei bassettoni, via, allora non è facile, allora non voglio fare riferimento ad un argomento di cui mi occupo in maniera più specifica, non è facile raggiungere certi risultati, anzi bisogna dire, ma basta guardare il Consiglio regionale, ahimè, purtroppo è anche un problema proprio di coscienza civile perché non è formato neanche l'elettorato, attenzione, esatto. È una battaglia di civiltà perché poi le donne non si votano, noi siamo arrivati in Consiglio regionale con una donna eletta. Ma le donne non devono votare, scusi se lo interrompo, non devono votare le donne, ma devono consentire anche le donne stesse a votare. Ma ci mancherà, ma è più o meno quello è lo stesso pensiero, però se non vengono elette, non vengono votate, anche perché, ripeto, c'è una sottocultura, ahimè, che purtroppo condiziona soprattutto l'essere meridionale, questo ce lo dobbiamo dire con grande franchezza. Detto questo, l'auspicio è che si arrivi alla legge, anche perché temo, quello che ha detto la dottoressa Rinaldi, si è fatto un attimo che dice attenzione, approvate la legge, noi voteremo per le donne e alla fine faccio le spese pure io, ovviamente dicendo, ma succede sempre così. Ma ritengo, guardi, che la rassicurazione, anche perché il presidente Irto, e questo lo dico pure con una punta d'orgoglio e anche di felicità, perché se sa quanto mi interessa la questione, sa che ho messo provvedimento, delle richieste scritte, sa qual è il mio carattere, lo conosce bene, sa che non rinuncio alle mie battaglie, per cui ho annunciato già battaglie particolari, perché non dovesse passare questa legge, allora non so che cosa mi accomunerebbe con il Consiglio regionale. E vi chiedo semmai, anzi prendo spunto, lo dico a tutti e tre, ma lo dico a chiunque è impegnato in questo... Ma andate a trovare questi consiglieri regionali, uno per uno. Scappano. No, scappano, sentite, scappa. Fate come le Iene, o se scappa, ci mettiamo davanti alla porta, non si può scappare. Si va là, si prendono gli appuntamenti, si dice, tu fai il documento, lo voti, non lo voti, ti assumi la responsabilità. Attenzione su queste cose, perché talvolta, lo dicevo l'altro giorno a Tony, chi passa per essere, io sono di sinistra. Arturo, tutti rispetto perché una delle interpellanze l'ha presentata Vandaferro, che è donna di valore nella politica calabrese. Ma io sono di sinistra, se si dice che si è di sinistra, però attenzione, non si può poi, no, che è gravissimo per noi, è gravissimo. Arturo, noi ci tu lo sai che c'è chi ha detto che era convintamente a favore pubblicamente su Femina TV e poi è sparito? Ma no? se io dico andate a scovarle perché vuol dire che so qualcosa, no? Vuol dire che so qualcosa e attenzione, tra l'altro, perché questo significa ridurre del 50% almeno il 40%. Ma comunque ridurre il parterre delle candidature, attenzione, ci sono, diciamo, senza peli sulla lingua, purtroppo, perché le battaglie di civiltà meritano pure di essere diretti proprio nella discussione, soprattutto per l'assunzione di responsabilità, perché ognuno poi deve rispondere all'elettorato calabrese, ai cittadini calabresi. Io vorrei che lei mi dicesse, onorevole, questo: un consigliere regionale è la propria idea di politica che porta sulle proprie gambe o è la risposta a quello che l'elettorato calabrese chiede? Perché non è soltanto una posizione personale quello di ogni singolo consigliere, anche nel non votare una determinata cosa, ma risponde o non risponde a quello che l'elettorato calabrese? Guardi, dottoressa, che poi la sua sembra quasi un'intervista e io non mi sottraggo, le dico poi ma c'è una questione, ha detto lui di scovare, io l'altra volta ho detto smettiamolo di parlare di antipolitica e diciamo che forse l'antipolitica è chi pretende di detenere la rappresentanza politica. Vede, io sono uno nostalgico un pochettino, io ho avuto la sfortuna, come qualcuno che se non vedo però dall'età no, di essere, essendo un cinquantenne, di essere a cavallo di due generazioni, poi di prima e seconda repubblica, quindi di vedere quando la politica era fatta in funzione dei partiti e le persone quindi anteponevano anche l'idea del partito, l'idea politica, a quelli che erano gli interessi personali. Ahimè, si dice che bisogna andare avanti, fatemi tornare un po' indietro, io sto incominciando ad avere nostalgia di personaggi come Andreotti,
che combattevo dalla mattina alla sera, però c'era un certo politico una volta nella Prima Repubblica che rispondeva a determinati canoni. Oggi è l'incontrario, i partiti, le idee politiche, se ancora le politiche si può parlare, vengono piegate invece a quelli che sono interessi di parte, interessi privatistici e interessi dei singoli, è sotto gli occhi di tutti. Del resto, se l'elettorato italiano ha reagito in un certo modo, non ce la prendiamo con l'elettorato. Chi fa politica deve avere la maturità di fare un'analisi di coscienza e di dire se l'elettorato non è scappato e se non vota qualcosa che tu riteni peggio di te, ma perché lo ritieni tu, ma quell'altro dice tu sei ancora peggio. Allora, assunzione di responsabilità, ma questo è un discorso molto più lungo, molto più ampio, che poi magari faremo un'altra sede. La ospiteremo la Casa delle Donne. Ci mancherebbe, con piacere proprio. Quindi, però, ripeto, credo che questa la battaglia la vinceremo, non perché sono un ottimista e positivista, ma anche perché, guardate, gli uomini temono le donne. Noi lo sappiamo di cosa siete capaci le donne, ci mancherebbe pure. E quando si dicono certe cose, ognuno dovrà... Ma non arriveremo, la legge ci sarà. Mi auguro che entro l'anno si possa avere una certezza di qualcosa. Non è facile, lo dico chiaro, perché a Torre quando parlavamo, anche per un'assonanza politica, dicevo temo tantissimo i rinvii, perché quando si incomincia a dire ci sono mille sotterfugi, la portiamo in commissione, si incomincia in commissione, si inizia con le audizioni. Guardate, la riforma del codice antimafia, approvato nelle commissioni bicamerali, le due commissioni con all'unanimità, sì, è stata riportata in commissione. Allora vi dico, per fare delle audizioni dopo che erano state fatte non mi ricordo quanto, centinaia di audizioni. Ci sono mille modi per ostacolare un percorso legislativo, purtroppo, e c'è gente che ci campa su questo, che non segue le idee, ma è molto bravo in quest'altro settore. La politica, c'è chi è bravo per stare in mezzo a raccogliere le istanze e c'è chi è bravo con i numerini a giocare nelle sale private. Qualcuno ride in prima fila, va bene, ma lasciamo stare. Quindi grazie, mi chiedo scusa, ma con l'altro l'unica cosa che le voglio dire, consigliere, proprio in virtù di questo incontro che farete riguardo ai beni confiscati, visto che sì, la nostra è una idea fissa. Ci sono gli alloggi dedicati alle donne in difficoltà e le case accoglienza che possono essere benissimo collocate all'interno dei beni confiscati. Guardi, quindi ci sono mille, perché le posso dire che io oggi andrò con uno spirito molto polemico, perché ci sono mille istanze da associazioni, purtroppo l'agenzia dei beni confiscati non funziona. Le amministrazioni locali, alcune, a differenza del caso unico in Italia che è Reggio Calabria, dove è stato adottato un regolamento sui beni confiscati che è considerato il più avanguardia, all'avanguardia a livello mondiale, ma lì c'è un tavolo dei beni confiscati che è costituito in tribunale, dove lo presiede il presidente delle misure di prevenzione, dove sta, io ho fatto sedere la Regione Calabria, pure ci sono andato, abbiamo portato lì, detto del presidente, con una bella ventata di entusiasmo, dove si assegnano 400 beni, dove i beni vengono divisi, alcuni vengono utilizzati per gli scopi pubblici, altri per beni, altri per ad esempio, quindi fitti, così si eliminano i fitti, altri per le associazioni, altri, ma prendete il caso dei grandi negozi sul corso di Reggio Calabria, forse non sapete che i famosi negozi più importanti del corso di Reggio Calabria sono tutti beni confiscati. Sono stati tutti, dove c'è Benetton, dove c'è Armani, dove c'è, sono tutti, e lì ci sono fitti da 6.000 euro al mese. Bene, ha fatto il comune a destinare i fitti, lascia le locazioni ad esempio e lo destina poi il ricavato alle politiche sociali, per cui ad esempio buoni per chi ha famiglie, borse di studio per famiglie bisognose, i ticket per asile, ci sono. Il problema è che però al di là di questa realtà regina, poi c'è uno scompenso totale. Io ho sentito l'altro giorno, proprio ad un altro tavolo, mi ha invitato il prefetto, sempre a Crotone, un bene confiscato ad una famiglia mafiosa di Isola Capo Rizzuto, da 3 anni non si entra, perché sapete che cosa è stato detto dall'agenzia? Perché il proprietario del fondo che c'è prima non ci dà il permesso di passare. Quando voi siete via da avvocato, c'è un altro avvocato, ce l'ho in prima fila, basta che un privato si rivolge al tribunale e in 3 giorni, perché se un fondo è intercluso io ci debba arrivare. Ma sentire dire, oppure sentire dire dal tecnico, non avete individuato il bene sbagliato, ve lo diciamo da 2 anni. Cioè io ho detto scusate, voi arrivate dopo 3 anni, siamo al 3° anno quindi.
E voi state dicendo ancora che il comune di Isola Capo Rizzuto ha detto che quel bene non corrisponde alla descrizione, state tornando quindi al terzo anno che dite la stessa cosa e non avete, e non vi siete raccordati. Tra l'altro oggi si manda la descrizione via internet, la rete, si applicano alcune cose e non in tutte, quindi ci sono tanti problemi, problemi concreti, pratici. Ci sono comuni che chiedono l'assegnazione dei beni. Un comune a Reggio Calabria che gli ha avuto poi un sindaco ha chiesto l'assegnazione su 4 immobili soltanto di una particella che era una pertinenza. Giustamente il prefetto gli disse davanti a tutti, scusi mi spiega perché la pertinenza la prende, i 4 immobili non la prende. Alcuni immobili vengono destinati impropriamente e inopinatamente a, ad attività ludiche, si mette il circolo, tanto mettono 2 biliardini, in realtà non ce l'ha nessuno. Uno di questi è la Cassa delle Donne. Purtroppo c'è molto, anzi fa molto piacere che sia venuto il viceministro oggi e si avvii questo discorso. Io mandai, chiudo, una pecca ai comuni per sensibilizzare. La Calabria ha avuto la migliore performance d'Italia dei comuni per richiedere beni mobili. C'è una, la più grande società per azioni italiane, si dice che c'è un patrimonio inestimabile. Beh, devo dire, da un anno e mezzo aspettiamo risposte, non è stata data una sola risposta dalle agenzie nazionali. Era Reggio Calabria e lavorava benissimo. Ahimè, il precedente, lo dico, il governo Renzi l'ha trasferita, nonostante ci fosse Falcomadà, era un suo pupillo, l'ha trasferita a Roma, l'agenzia nazionale non funziona più, quindi vabbè, siamo qua. In bocca al lupo per tutto e ci vediamo. Grazie. Arrivederci, scusate, ma proprio mo dobbiamo correre, mi metto una multa. Arrivederci, no. Raffaella, ti chiedo scusa, Sandra Polimeno, sì. Sandra, anche lei condivide quanto detto dal consigliere Bova, che salutiamo, per quella che è la nostra battaglia, che è una battaglia di civiltà. Quindi ecco, due parti diverse della politica che dicono che la stessa cosa, forse siamo sulla buona strada. Salutiamo Sandra Polimeno che non può essere presente. Io volevo confermare, ho parlato anche ieri con il presidente del Consiglio Intolo, al quale abbiamo dato l'incarico di essere il nostro interlocutore della casa riguardo all'iter della doppia preferenza, ha detto che ci contatterà e ci terrà sempre informate di quello che è l'iter all'interno di una struttura che naturalmente dove lui è un consigliere insieme agli altri, però diamo questo incarico a Irto, una certa responsabilità in più riguardo a quelli che sono gli obiettivi che dobbiamo raggiungere. Obiettivi che sono quello di avere questa doppia preferenza, la forma non ci interessa, l'importante è che arrivi e soprattutto in tempi celeri. Quindi io lascio la parola ad Alessia, la quale spiegherà anche un'altra strada che stiamo percorrendo, della quale è autrice e alla quale dico anche poi di introdurre l'amministrazione di Catanzaro che ci sta ospitando, che vogliamo ascoltare proprio per sapere anche qual è la loro posizione, che investiremo anche in un ulteriore ruolo. Alessia Bausone, PD. Grazie, buongiorno a tutti. Io ringrazio il sindaco che ci ospita, l'amministrazione che è qua, ci ha dato ospitalità oggi. Abbiamo iniziato un pochettino tardi, tant'è che c'era l'assessora alle pari opportunità che era curiosa di sapere cosa fosse la rete delle amministratrici. C'erano tanti altri consiglieri che adesso, tra commissioni ed altro, tra poco inizia consiglio comunale, noi ci andremo e spiegheremo perché adesso. Quindi io so, qua ci conosciamo tutti, che cosa vi aspettate voi da me? Una bondetta a livello giuridico e delle parolacce. Delle parolacce che dispensiamo. Presumo che non vi deluderò in entrambi i fronti. Io ringrazio i miei amici consiglieri comunali che poi introdurrò per portare anche i saluti del sindaco, che sono rimasti qua con noi nonostante il tema, perché abbiamo visto, lo vediamo, le donne fanno paura. Fanno paura non alla società, perché la società è fatta da noi. La maggioranza delle province calabresi, tutte tranne Crotone, Tonia, è fatta da donne. Siamo in maggioranza, siamo il 52-54% in quasi tutte tranne Crotone le province calabresi. Però a questo non corrisponde un'adeguata rappresentanza. Tant'è che poi io mi soffermerò anche sul progetto Rete delle Amministratrici, che è un progetto culturale importante. Però io, facendo politica, ho questa duplice veste di esponente politico e di tecnica del diritto, che per cui mi piace studiare, mi piace approfondire, mi piace anche portare avanti le istanze femminili con quelli che sono i mezzi a nostra disposizione, mezzi giuridici, mezzi istituzionali, che portano, spero, a dei risultati di civiltà.
Io vorrei ringraziare gli esponenti politici presenti, qua abbiamo degli esponenti di centrodestra e consiglieri comunali, una ex consigliera comunale di Lamezia Terme di Forza Italia. Non vedo esponenti politici con ruoli del Partito Democratico, che in questa regione dal punto di vista delle istanze femminili PD sta più caldo per partito deludente, se andiamo a vedere, perché a livello di risultati io vedo qua una mia amica che si chiama Chiara Bonofiglio, che anche lei è del Partito Democratico a Sellia, non ha ruoli, però è una militante appassionata che si è avvicinata alla Casa delle Donne, a prescindere dai ruoli istituzionali. Questi maschietti fanno spesso campagna elettorale sui corpi delle donne, oppure sulle istanze delle donne, dicendo qua alle donne un contentino in campagna elettorale lo dobbiamo pure dare, no? C'è la briciolina, la mollichina, così ci seguono come Hansel e Gretel e vediamo di portarle dalla nostra parte. Però poi, chiuse le urne, chiuse le votazioni, spariscono le istanze femminili. Qua abbiamo a che fare con la doppia preferenza, che è diventata una parolaccia. Tant'è che appena diciamo doppia preferenza, i consiglieri regionali scappano. Non si capisce perché non li troviamo più, li troviamo nascosti negli armadi come il Grande Fratello, non si capisce dove siano finiti qua i consiglieri regionali. Doppia preferenza è diventata dispregiativo. Ma che vuol dire doppia preferenza? È uno strumento facoltativo di promozione di rappresentanza del genere sottorappresentato, che oggi sono le donne, domani chissà, visto il lavoro anche della Casa delle Donne, io direi che c'è da tremare a prescindere dalla doppia preferenza o meno. Però qua io dico sempre che non è una battaglia solo di civiltà o di equità e giustizia sociale, è una battaglia di legalità. Noi abbiamo qua, abbiamo avuto qua il presidente della commissione anti-andrangheta, no? Che persegue obiettivi statutari, istituzionali di legalità, no? La doppia preferenza e le quote di genere sono una battaglia di legalità. Perché? Perché lo prevede la legge nazionale. La legge nazionale, che io ricordo, non è stata impugnata da nessuna regione d'Italia. Quindi l'autonomia delle regioni non è stata minata. Perché se una regione diceva no, questa legge del governo Renzi non mi piace, entra troppo in quelle che sono le mie competenze, la impugno. Avevano 60 giorni di tempo, dal 20 febbraio al 20 aprile 2016 non è stata impugnata questa legge, quindi è legge dello Stato, tu regione devi solo applicarla, non è difficile, basta fare copia e incolla, basta un click, molte volte qua si parla di rete, rete delle amministratrici, rete delle donne, basta un click, copia e incolli, la fai approvare e salvi dall'incostituzionalità la legge elettorale. A questi consiglieri sfuggenti che adesso hanno creato questo gruppo di lavoro, c'è chi la chiama commissione, ma non è una commissione, è un gruppo di lavoro formato dalla conferenza dei capigruppo, da tutti i capigruppo e dei membri dell'ufficio di presidenza, c'è il compito di fare da zero una legge elettorale, nonostante abbiano portato, prima calendarizzato il 27 di agosto, poi portato in aula il 28 di settembre, la legge sulla doppia preferenza e sulle quote di genere, che io porto avanti sempre. Dobbiamo capire di che cosa stiamo parlando. La doppia preferenza è facoltativa. Catanzaro, qua abbiamo Manuela Costanzo che è stata eletta l'anno scorso, c'era la doppia preferenza, ha fatto coppia con altri consiglieri come tutti gli altri. L'anno scorso per la prima volta a Catanzaro si è votato con la doppia preferenza di genere, la prima volta, no? Perché era entrata in vigore nel 2012, tempi tecnici per andare a votare e quant'altro. Quindi è stata la prima volta con la doppia preferenza, l'abbiamo sperimentata, abbiamo portato, hanno portato, perché il centro-sinistra non l'ha fatto, molte donne in consiglio comunale ed è stato pure un vanto degli esponenti politici e del sindaco di Catanzaro aver portato più donne, anche novelle della politica in consiglio comunale. È stata una piccola rivoluzione. Secondo me è troppo trascurata, il tempo di una foto, si potrebbe fare di più. Però per che cosa si parla di quote di genere? Quote di genere non sono quote di seggi. Io lo dico sempre ai consiglieri, quando li trovo, quando non scappano, no? Se voi avete un voto clientelare che secondo me non esiste più, è veramente eroso,
non viene intaccato. Perché? Perché è facoltativa. Se voi dite alle persone che vi sono più strette, votate solo me, se non me la rischio, va bene, è facoltativa. La quota di genere è una quota di lista, vuol dire che nella lista elettorale non succede come nel 2014, dove c'è l'obbligo di avere una donna sola in lista, all'ultimo posto come riempilista, ma il 40% di donne, che poi se la giocano come tutti gli altri. Quindi è uno strumento di promozione, nel senso noi ci siamo, poi si tirano sempre quelle altre parolacce, il valore, il merito, questo si tira fuori quando si parla di donne e basta. Cioè io non sento parlare di merito quando al Consiglio Superiore della Magistratura vengono nominati tutti maschi. Non si parla di merito coi maschi. Quindi io non la farei neanche una battaglia di genere, una battaglia proprio di principio e di legalità, per cui si applicano le leggi statali, perché non puoi dire questa legge mi piace, prendo la figurina, quell'altra non mi piace. Quindi le leggi si applicano, punto e basta. Ci sono delle interrogazioni parlamentari, le abbiamo stracitate, che io ho predisposto di concerto con la consigliera Stumpo, per cui, con cui abbiamo stretto un legame sui contenuti prima ancora che personale, perché qua le donne riescono a fare rete, nonostante dissapori passati, nonostante differenze politiche, campagne elettorali che ci vedono molto lontane, le donne se vogliono riescono a fare rete. I partiti un po' meno, e anche le donne dei partiti, quando si è integre, organiche a un partito, diventa un pochettino più difficile, lo vediamo nella società. Non siamo sole come Calabria, perché anche il Piemonte ha i nostri stessi problemi, anche la Puglia non ha ancora recepito la doppia preferenza. Che cosa ha fatto? La Puglia ha creato l'agorà delle pari opportunità, ma loro hanno un anno in più di tempo per la legge elettorale, noi ancora no, da noi il tempo stringe e qua i consiglieri giocano a chi scappa, a chi se la inventa più grossa, perché qua la politica del rinvio, voi ve lo ricordate, io l'ho anche scritto, è diventata la politica del Gimme Five, perché chi ha proposto la legge, chi l'ha firmata, ha festeggiato il rinvio della legge in commissione, no, in commissione nemmeno, perché non c'è neanche in commissione. Dov'è finita sta legge sulla doppia preferenza? Ma dov'è finita? Dove l'avete messa? Perché vi fa così paura? Brucia? Brucia? Non brucia, perché le donne ci saranno a prescindere. C'è la spada di Damocle dei poteri sostitutivi dello Stato. E c'è anche un'altra opzione che abbiamo pensato e della quale abbiamo avuto la disponibilità di consiglieri comunali di tutte le estrazioni, perché guardate che è una battaglia civica, ci siamo riempiti la bocca per un periodo, poi è finito, non smesso, qua si va a moda come a Milano, Monte Napoleone, qua si parlava di civismo, no? Era la novità, io ho detto l'ennesimo coniglio dal cilindro come gruppo di lavoro sulla legge elettorale, dal cilindro si tira fuori lo scoop, no? Quindi si parlava di civismo. E parlare di donne, di rappresentanza di genere, non è la prima cosa civica e trasversale, utile, da portare avanti tutti insieme, no? Tant'è che io ho avuto disponibilità fino a un certo punto anche della minoranza, per cui a voce erano tutti convintamente sì, perché noi abbiamo le interviste di quelli che dicono convintamente sì alla doppia preferenza e poi sono i primi che votano per il rinvio e che lo propongono in consiglio regionale, tra cui Salvatore Aruzzolo, che nessuno conoscerà perché in consiglio regionale non ha mai parlato, non esiste, è evanescente, l'ha scritto anche il Corriere della Calabria, ha parlato una volta per affossare la legge sulla doppia preferenza. Quindi Salvatore Aruzzolo si è palesato come in Paranormal Activity per affossare la legge sulle donne insieme a Sammy Romeo. Qua i nomi li dobbiamo dire, perché i nomi sono questi. Poi smentitemi, vi prego, smentitemi. No? Ci sono gli atti, ci sono anche lo stenografato del Consiglio regionale. Io sono andata pure a vedermi nel 2015, perché questa legge ha 3 anni, è invecchiata precocemente come il curioso caso di Benjamin Button, no? Questa legge era lì, è invecchiata precocemente. L'hanno approvata all'unanimità in commissione affari istituzionali
dove poi in consiglio è diventato relatore Franco Sergio, che è il presidente della Commissione Affari Istituzionali, relatore di maggioranza, contrario alla doppia preferenza. Si è negato le interviste, si è negato i contatti personali, però lui lo dice. Quindi io mi chiedo, siccome una legge che è nata dalla maggioranza, anche se è trasversale, il relatore di maggioranza, di minoranza, bipartisan, a garanzia dell'affossamento della norma, ma che relatore è? Il relatore di maggioranza deve lottare con le unghie e con i denti per farla approvare. Questo io mi chiedo. Cioè, Franco Sergio, dove sei finito? In vacanza con Aruzzolo, presumo. Nella commissione nel 2015, Baldo Esposito di Catanzaro, non li dico tutti, perché qua ci sono gli atti, non li dico tutti, non stringo. Non abbiamo problemi sui nomi, sono le battute che mi fanno ridere. Eh no, bisogna dire. Qua nel 2015, in commissione, Baldo Esposito, una rivoluzione culturale, siamo pronti, la votiamo, deve essere approvata all'unanimità. Ha detto parole bellissime sulla legge, che ha anche confermato dicendo io sono a favore. Va bene, siamo tutti a favore. Questo è perfetto, abbiamo delle ottime premesse anche su Catanzaro. Ciconte, candidato a sindaco di Catanzaro, vicepresidente del Consiglio regionale, ha detto che la firmava addirittura la legge Sculco, che è diventata legge 31, perché è una legge orfana che ha perso il nome, no? Quelle firme, sarà stata firmata con l'inchiostro simpatico la legge Sculco, per cui il nome è sparito strada facendo, no? Quindi, che cosa tiro fuori io qualcosa dal cilindro oggi? E finisco. Io mi vado a studiare i regolamenti, perché siccome è una battaglia di legalità, agiamo sotto forma di legge e regolamenti. Lo statuto della Regione Calabria prevede la possibilità, l'iniziativa legislativa, in capo anche ai consigli comunali, ai comuni, tra cui anche i comuni capoluoghi di provincia. Per cui ho detto, ma perché non proponiamo anche noi una legge nei consigli comunali a Catanzaro, capoluogo di provincia, capoluogo di regione tra l'altro, non portare in consiglio comunale e far approvare, perché se viene approvata dal consiglio comunale arriva in aula e il consiglio da statuto, il consiglio regionale è obbligato a votarla, ad esaminarla, senza passare dalla commissione. Quindi non ci sono giochetti, passerelle, uffici tecnici che vengono svegliati alle 2 di notte come la fossiamo domani la legge, no? Quindi facciamo dormire gli uffici legislativi, poverini, che nel 2015, quando è stata approvata la norma, c'è lo stenografato, io me lo sono andata a leggere, hanno detto non ci sono rilievi da porre. Quindi tirare fuori adesso rilievi di percentuali, perché diciamolo che cos'era, no? C'era il 30% di quota di lista nel 2015, perché la legge del 2016 ancora doveva uscire, bisognava inserire un 10%. L'abbiamo fatto con gli emendamenti che abbiamo predisposto, sempre io e Tonia Stumpo, dovevamo prevedere quel 10% in più, punto. Poi adesso ci vengono a dire che ci sono altri rilievi, bisogna fare una legge elettorale complessiva, va benissimo, si può sempre fare. In Abruzzo, che sono precisi, non fanno i gruppetti di lavoro, gli inciuci, i caminetti, hanno creato una commissione speciale per lo statuto e per la legge elettorale, per fare una nuova legge elettorale. L'hanno fatta nel 2014, da una bella commissione con i rappresentanti di tutti i partiti. Dal 2014 si è riunita 2 volte. Intanto si è riunita anche la 3ª volta il mese scorso, all'ordine del giorno il ritiro di ogni proposta della legge elettorale. Quindi non è che portano proprio bene questi gruppi di lavoro, queste commissioni, io l'ho scritto anche sui giornali. Quindi non portano bene, non portano a niente, però l'Abruzzo è stato lungimirante, perché in consiglio regionale hanno approvato una loro legge Sculco, senza inchiostro simpatico, per cui hanno emendato la legge elettorale inserendo doppia preferenza e quote di genere, e poi dicono se trovate l'accordo tutti i partiti per la legge elettorale va bene,
se non lo trovate, intanto la legge non è incostituzionale. Quindi quello che noi proponiamo oggi, lo proponiamo ai consiglieri che adesso verranno a portare i saluti e che sono stati veramente gentili. Noi proponiamo una relazione illustrativa, un articolato, una proposta di legge vera e propria da portare in consiglio comunale. Regionale. Consiglio comunale e poi regionale. La portiamo, si discute, visto che su Catanzaro i leader, i rappresentanti del consiglio regionale erano tutti a favore, senza pregiudiziali, pubblicamente, privatamente, si sono esposti, no? E la portiamo, approvatela. Così il Consiglio regionale è costretto ad esaminarla e non ci si nasconde più nelle commissioni, negli uffici legislativi e negli armadi come al Grande Fratello. Non ci si nasconde più, bisogna metterci la faccia. Perché qua abbiamo Orlandino Greco, che io ho detto che è il Grinch della parità di genere, che ha detto esplicitamente, guardate, io piuttosto che votarla mi taglio le palle, no? E io gli ho mandato la foto con le forbici in mano. Quindi noi donne siamo pronti, siamo agguerritissime, io penso di aver detto tutto in maniera più che mai, anche oltre, e quindi invito i consiglieri comunali tutte e due a venire qua con noi. Allora invito... Demetrio Battaglia... Buongiorno a tutti, io sono Demetrio Battaglia, la collega Manuela Costanzo, sono un consigliere comunale di maggioranza di questo comune, ho accolto immediatamente la richiesta di Alessia Bausone, ha chiesto la disponibilità della sala concerti, mi sono immediatamente attivato, l'avevamo ottenuta per lunedì, poi a causa del maltempo abbiamo dovuto fissare per oggi questo piacevolissimo incontro. Io penso di essere l'esempio lampante di colui il quale crede fermamente in questa battaglia, che sto seguendo molto da vicino, attentamente, in particolare portata avanti da Alessia. L'esempio lampante è rappresentato da Manuela, vi spiego perché. Con Manuela non ci conoscevamo, siamo stati eletti un anno e mezzo fa quasi, insomma in giugno del 2017 con consiglieri comunali. Io ho iniziato praticamente a, credo che un po' tutti i giornali li leggiamo, come notate io esco quasi costantemente su tematiche importanti, che ritengo importanti, su sanità e comunque su problematiche inerenti ai bisogni dei più deboli. Ho scelto una donna per fare queste battaglie, quindi questo penso che sia un esempio lampante, quindi sono il primo a ritenermi pienamente convinto della validità delle donne, che è fuori dubbio, fuori discussione. Io penso che oggi non dovremmo essere neanche qui a discutere di questo, non dovremmo neanche essere qui oggi a discutere di questo, perché qua c'è una responsabilità politica grossissima. Ha fatto i nomi Alessia Bausone, ne farò uno solo io, secondo me si assumerà una grossissima responsabilità il Presidente Oliverio in questa vicenda, perché lui praticamente d'accordo, pienamente convinto, il fatto dovesse partecipare lui alla discussione in aula, giustissimo, però non si può mettere in un cassetto una legge, non si può mettere nel cassetto una legge che praticamente deve uniformarsi a quella che è una legge nazionale. Qua stiamo andando, io sono un giurista, io faccio l'avvocato nella vita, diciamo come vita professionale, e sono per il rispetto della legge, vivo tutti i giorni in mezzo alle leggi. Voglio dire, c'è una legge del 2016 che va applicata, la Regione Calabria è una delle ultime che ancora sta lì a nicchiare il Presidente Oliverio in primis, quindi è una responsabilità politica che io gli addebito fortemente, sta ancora a nicchiare e a prendere tempo a vedere come fare per far sì che, cioè io capisco probabilmente il timore che hanno contro le donne, cioè nel senso è dettato dal fatto che le donne siete molto più determinati degli uomini e quindi questa determinatezza probabilmente fa paura a molti, specie in ambito politico, perché la politica, no, sappiamo tutti, io sono di fatto un professionista prestato alla politica, in realtà sono sempre stato vicino, nel senso mi sono sempre interessato dall'esterno, diciamo, di politica, mi è sempre piaciuto seguirla, non mi ero mai messo in gioco in prima persona, ho deciso di farlo, mi è andata bene e spero di dare un contributo positivo, insomma, per la città e per l'intera regione. Questa è una battaglia che dobbiamo condurre tutti insieme, perché è veramente una battaglia che rende alto il senso civico di questa regione. Io faccio esempio anche, per esempio, del mio consiglio dell'ordine, degli ordini professionali, consiglio dell'ordine degli avvocati, abbiamo votato non più tardi di novembre del 2017, addirittura è ancora più restrittiva la normativa che è stata applicata, cioè noi abbiamo l'obbligo di votare le quote rosa, tant'è che al consiglio dell'ordine, peraltro fa parte anche mia moglie del consiglio dell'ordine degli avvocati, c'è l'obbligo di rispettare nell'ambito del voto alcune percentuali, proprio per far sì che le donne entrino a far parte dei contesti amministrativi, dei contesti anche professionali, come è giusto che sia. Quindi io vi ringrazio a nome mio personale, di Manuela,
del sindaco, che purtroppo non è presente perché stanno presentando a Politeama il Don Giovanni, con una bellissima rappresentazione teatrale che vi invito ad andare a vedere. A Catanzaro la porterà, ecco, questo volevo dire anche. Catanzaro fa cultura, speriamo di continuare a farne. Oggi Manuela Costanzo porterà avanti questa proposta e, ripeto, mi dispiace dover utilizzare questo strumento legale, che è giusto farlo, perché a questo punto a male estreme, se vi rimedi, se la legge ce lo consente, e ce lo consente, lo faremo. Quando in realtà, ripeto, oggi qua dovevamo parlare di tutt'altro, cioè di tutt'altra cosa. Cioè, a me sembra, cioè veramente fa. Dispiace essere qui, abbiamo esempi di donne nella politica, a partire a livello centrale, tipo la Meloni, che è una donna per esempio che dimostra tutta la sua fermezza, il suo modo di fare politica. A livello locale abbiamo Vandaferro, che penso che sia noto a tutti, persona che io stimo enormemente, ha dato dimostrazioni negli anni, partita dal basso, ha fatto una carriera politica brillante grazie alle sue capacità. Abbiamo la Roccisano presente oggi, che saluto, Federica Roccisano, che ha rappresentato la giunta, insomma, regionale, e ha lavorato sia pure da parti opposte, che oggi non si parla di colori politici. Questa legge non può avere colori politici. Io sono di centro-destra, questa è una legge che riguarda tutti quanti. Quindi battiamoci fermamente a prescindere dal colore politico. A me non interessa l'essere di PD, siamo praticamente insieme, esatto, cioè, voglio dire, stiamo praticamente spingendo un qualcosa che va fatto, dobbiamo obbligare a rispettare una legge. Tutto qui, grazie, scusate. Sì. Allora, mi avrà questo incarico di presentare questa proposta in Consiglio Comunale oggi, per cui l'iter quale sarà? L'iter sarà che oggi cercheremo di portare questa proposta avanti con, spero, visto la lotta anche sulla violenza sulle donne, che ultimamente è su tutti i giornali, una tematica molto importante. Tra parentesi, lavoro quindi anche al Consorzio Forse di Catanzaro, quindi so che cosa significa tutelare la donna. E in questa occasione colgo la possibilità di poter inserire questa proposta, cercando di capire anche dall'altra parte chi mi trovo, visto che io sono una che sta fuori da certi schemi. Noi saremo con voi in Consiglio Comunale, seguiremo se possiamo. Grazie. Vi ringrazio veramente, perché avete detto una cosa molto importante, e io lo dico anche perché stiamo registrando, che nessuno osi parlare della Casa delle Donne, della battaglia che sta facendo, di tutta la rete che ha messo insieme, parlando di strumentalizzazione, no. Perché non esistono strumentalizzazioni, noi abbiamo solo un obiettivo unico, quello della doppia preferenza che passi in Consiglio. Una volta che sarà passata questa doppia preferenza avremo modo anche di esplicitare meglio come deve essere realizzata, perché poi entreremo nel concetto del lessico che viene utilizzato, a chi ti accompagni, come usare questa dimensione paritaria, e poi dobbiamo, come diceva anche lei, cominciare a lavorare sulle questioni urgenti, impellenti, dalla violenza alle questioni, come dicevamo, delle case alloggio per le donne vittime di violenza, il 194 e tutto il resto. Quindi abbiamo tanto di cui parlare e su cui lavorare. Possiamo fare un atto formale, Alessia gli può consegnare la proposta di legge? Sì, come? Ve la consegniamo. Nella Mindotte. Diciamo che poi capiremo nei tempi quando entrerà all'ordine del giorno. Ci dobbiamo attivare con gli altri capoluoghi di provincia, perché chiaramente ci vuole. È sufficiente. Basta uno? No. Ok, perfetto. Credo che nel prossimo consiglio. Speriamo che possiamo mettere che ci sarà un ordine del giorno che lo tenga in discussione. Spero di non arrivare, nel senso, spero che nelle more il consiglio regionale finalmente porti all'approvazione della legge. Però se il consiglio comunale di Catanzaro lo mette all'ordine del giorno, significa che noi iniziamo a lavorare anche. Iniziamo a lavorare anche su questo altro percorso, e noi vi siamo semplicemente, in questo momento, semplicemente. Non dovete essere grati, è un altro dovuto, c'è poco di cui essere grati. Grazie per questa possibilità di poter portare qualcosa di serio, visto che si parla di tutt'altro, non di tematiche importanti. Allora io direi, vorrei anche un intervento da parte del pubblico, perché so che sono quelle poche persone che sono rimaste, sono persone comunque attive. Comincerei da Federica, proprio per avviare il contributo di Federica, sta dietro a noi, ecco, ma soltanto fisicamente, perché in realtà fa parte attiva del gruppo, ripeto, di una rete trasversale che non ha colori politici, non ha ambizioni proprie, ha l'ambizione di portare un diritto paritario impellente, immediato, quindi che nessuno parli di strumentalizzazione. Io tanti ringraziamenti che generalmente sono la fase iniziale di ogni mio intervento, perché
A furia di dirci talmente tante volte grazie rispetto all'impegno che stiamo mettendo ognuno di noi su questo tema, ci perdiamo e diciamo rischiamo di essere meno concreti. Grazie sicuramente a loro, grazie a loro sicuramente, perché ci mettono la pace e portano effettivamente qualcosa, come hanno detto loro stesso, di concreto nel consiglio comunale. Non che nei consigli comunali non ci siano cose concrete, perché io sono stata presidente del consiglio comunale, è stata la mia prima esperienza come amministratrice, nonostante qualcuno dice di avermi inventato di recente, io in realtà facevo un pochettino di cose anche prima di mio con le mie forze, essendo stata eletta, e ho visto e percepito la differenza e la distanza tra un ruolo occupato in maniera eletta e un ruolo occupato da nominato. E ha ragionissimo Tonia, perché Tonia all'inizio ha detto quello che la presidente della sua impresa, la dottoressa Marelli, ha detto nel suo intervento, che le donne non devono più essere nominate. E devo dire la verità, Tonia, mi hai aperto un mondo che già ovviamente conoscevo molto bene, ma ho unito i puntini del gioco della settimana linguistica, ed effettivamente in questi ultimi anni ci si è riempiti la bocca, e non solo, la panza anche di gonfiore, di fierezza rispetto ad una politica che di fatto mantiene la percentuale delle donne presenti grazie alle donne nominate in giunta, che in quanto nominate dipendono e rispondono essenzialmente ad uno. La differenza tra una donna nominata e una donna eletta è che la donna eletta risponde alla collettività, ai 1000 voti che ha avuto, ai 10 voti che ha avuto, nel caso le decine voti che ha avuto, nel caso dei piccoli comuni, risponde alla collettività. Una donna nominata risponde ad un'unica persona. E mi hai aperto un mondo, Tonia, perché io nella mia testa ho collegato dei puntini che, devo dire la verità, prima di oggi non avevo collegato. Sono contenta. Sì, perché quando il Presidente della Giunta ha fatto il rimpasto, ha tolto un assessore che c'era, che sono io, a distanza di mesi è stato fatto un rimpasto, per calmare gli animi dei consiglieri regionali, a un certo punto è stato detto, prima di fare la Giunta, che i nuovi assessori, quelli che avrebbero occupato la Giunta, non avrebbero fatto politica. Che non si sarebbero potuti candidare. Va bene, una scelta politica. Una scelta politica. Ma sono donne, l'avrebbero detto se fossero stati uomini. Si è scelto veramente di mettere le donne perché non si vuole che le donne facciano politica? È stata una scelta di favore rispetto al sesso femminile o è stata l'ennesima riprova di un bavaglio, come qualcuno ha detto anche a proposito di altri, nei confronti delle donne? Sì, perché guardate, secondo me, e ripeto, io ho un occhio un pochettino particolareggiato, giuro non è traviato da personalismi, ma è semplicemente oggettivizzato nella vita vissuta. Ad una donna è facile dire di non andare, ad una donna è facile nella loro testa, perché poi c'è chi scalpita, ci sono persone a cui le redini o i guinzagli non sono mai piaciuti e ne pagano le conseguenze, ma sono libere e degne e camminano a schiena dritta e testata nonostante il lucicollo. Ma ad gli uomini è più difficile dirlo. Fai la brava, grazie, perché non fate confusione, fate le brave. Si dice alla donna, si dice alle donne che fanno le brave, perché non fanno casino. Dico sempre le mie figlie. Perché non, sì, arriverà il giorno in cui le figlie ti diranno basta. Ma io questo lo riparto, io ho mia moglie, due figlie femmine. Ho detto sempre che se avessi un altro figlio vorrei un'altra femmina. Arriverà il giorno in cui pure le figlie ti diranno basta, mi vanno a dire le brave, e tu da padre non vorrai che tuo figlio farà la brava, come mio padre attualmente vuole con me. Ed effettivamente superare questo passaggio della legge per noi sarà l'ennesima liberazione. Da due cose, e chiudo veramente, vado verso le conclusioni. La prima, dal pregiudizio che alcune donne hanno nei confronti di noi donne che continuiamo a parlare di questa storia della legge delle preferenze di genere, che dicono ancora che parlate di queste cose. Ancora ne parliamo perché ancora non ce l'abbiamo. Secondo, perché finalmente, dopo che ci avrete, perché in questo caso purtroppo sì, dipendiamo da loro, dipendiamo dai legislatori, da chi non è solo un arredo urbano, come io spesso e volentieri lo dicevo, che in consiglio regionale eravamo arredo, perché effettivamente la giunta, pur essendo femminile, pur essendo lì presente, comunque, a meno che non è interpellata dalle interrogazioni, non ha alcuna competenza in consiglio regionale, è veramente un complemento d'arredo. Noi dobbiamo chiedere a chi complemento del radonale e a chi si assume le responsabilità di superare questa
questa mancanza, questo vuoto legislativo, questa incostituzionalità, ripristinare anche in questo caso la legalità in Calabria, che è terra di deroghe, è terra di deroghe rispetto a tutte le leggi. Io l'ho visto anche con la legge 23, con la 38 del 2000, che ancora oggi non c'è, tema che riguarda le donne, welfare, politiche sociali, quindi asili nido, tutto quello che Raffaele diceva prima. E noi vogliamo che questa fase si superi, non perché vogliamo essere felici, battere i piedi, avere finalmente l'etichetta che abbiamo vinto, ma perché finalmente vogliamo parlare di altro ed essere certi di avere degli interlocutori e delle interlocutrici che ci ascoltano, perché non è finalizzata questa rete semplicemente ad avere una sedia, perché di sedie ne abbiamo tantissime a casa, sedie, poltrone, divani, piuttosto ci sediamo pure a terra se siamo liberi di sederci. Non è questo quello che conta, vogliamo degli interlocutori che finalmente comprendono determinate tematiche, che esulano la sensibilità, perché questa storia che le donne devono fare politica perché sono più sensibili, noi lo sappiamo che siamo più sensibili degli uomini, non è che ce lo dobbiamo dire tra di noi, ma vogliamo le responsabilità, vogliamo prenderci le responsabilità, non le vogliamo delegare, vogliamo che siamo noi le responsabili di chiamare la Presidente della Commissione Verità e dire Presidente, decidiamo gli asili nido prima di tutto nelle istituzioni, perché guardate che neanche i palazzi regionali hanno gli asili nido in Italia. Pay attention, come dicono gli americani. Della rete, non ci sono nei comuni, ma non c'è né nel consiglio né nella cittadella un asilo nido per le persone, e lì ci sono tantissime donne dipendenti. E ritorniamo alla storia di tante donne che ci sono là dentro. Finché non avremo degli interlocutori che ascoltano e che hanno il potere, la responsabilità di agire per le politiche della società, nella cui donne, nella cui società le donne sono la stragrande maggior parte e sono il pilastro, ma non lo diciamo noi perché siamo donne, perché è così nell'imprenditoria, è così nelle professioni, è così nel mondo della scuola, è così in talmente tanti punti e tanti momenti che è necessario che anche nella Regione Calabria conquistino veramente e finalmente la centralità necessaria. Questo è il grazie dell'impegno delle donne, e questo è solo per dire che ci vedrete compatte, senza nessuno schema di partito, senza nessun colore. Ha fatto benissimo Raffaella a dirlo, perché ognuno di noi è libero di andare nelle urne a votare quello che preferisce, ma la nostra libertà è data dalla condivisione di alcuni valori, che sono quelle della dare voce veramente alle istanze femminili. Permetteteci voi di, o meglio, non permetteteci, assumetevi la responsabilità di portare la legge anche in Calabria, perché da lì in poi, come dicono alcuni uomini, ci pensiamo noi, e noi vogliamo pensarci, non vogliamo delegare, vogliamo veramente pensarci. Grazie. Un'ultima battuta, devi consentirmela, per fare un appello per la terza città della Calabria, Rossano Corigliano Rossano. Io come consigliera di parità, ma lo propongo a voi come Casa delle Donne, credo che sia giunto anche il momento che una grande città abbia una donna sindaco. Perché, sindaca, perdonami, questo perché oggi di fronte al fatto che noi andremo a rinnovare i consigli provinciali, che sono enti di secondo grado, per lo più per quella cattiva legge, consentimi, diciamo così, cattiva, di riforma, costituzionale. Di riforma sulle province, vede normalmente il capiluogo determinare le forze interne alle province, probabilmente se abbiamo una donna sindaca della terza città della Calabria, quindi Corigliano Rossano, noi possiamo dare anche in una grossa provincia come quella di Cosenza una forza di determinazione maggiore nella provincia più grande che ci sta. Io questo auspicio lo metto sul tavolo e vorrei che possa diventare per tutte quante noi, per tutte quante voi, una battaglia da mettere insieme su quel territorio, insomma, diciamo. Grazie. Lo facciamo noi. Perché abbiamo consiglio tra meno di mezz'ora. Ci vediamo dopo. Grazie della presenza. Ci vediamo dopo. Io volevo sentire anche la dottoressa Caruso.
E vi prego di intervenire tutti perché è un dialogo tra di voi. Vorrei essere molto breve, innanzitutto ringraziare la dottoressa Bausone che mi ha invitata ad intervenire in questo prezioso e interessante convegno, nonché la Presidente della Casa delle Donne che è stata molto esaustiva e soprattutto anche la consigliera di pari opportunità Tonia Stufo, alla quale porto i saluti del mio capo Dipartimento di Diritti Umani e Libertà Civili, il Maria José Caligiuri, che ci teneva tanto appunto a partecipare, ma che non ha potuto per motivi personali. Il discorso è ampio e parto da una stanza allestita a Montecitorio che ho visitato poco tempo fa, in cui è illustrata l'evoluzione della donna nell'ambito politico e sappiamo che ha dovuto faticare molto per raggiungere posti di rilievo. Infatti prima in un'intervista dicevo proprio questo, quindi sono anche, diciamo, condivido quello appunto appena detto dal consigliere Battaglia quando dice non dovremmo essere nemmeno qui, perché anche al governo, quindi i numeri li parlano, c'è il 30% delle donne a rappresentare appunto questo genere, mentre in consiglio regionale abbiamo soltanto una donna eletta, come pure i 500 eletti maschi contro soltanto i 17 nella nostra storia della regione. E dunque, cosa possiamo dire di questa legge che ormai è diventata vecchia? Che purtroppo non c'è questa volontà dei consiglieri regionali a votarla, come se avessero paura di perdere la poltrona, ma anche, diciamo, la componente femminile purtroppo è sempre da disturbo anche nei consigli regionali, proprio perché siamo persone, diciamo, erette per natura, che non ci facciamo coinvolgere da quanto orchestrato nelle segrete stanze, ma che ci rifacciamo soprattutto a quella che è la volontà popolare. E dunque io penso che i consiglieri regionali non si siano tirati indietro, perché purtroppo mi pare di capire che peccano di, ma mi vorrei sbagliare, di sessismo e di maschilismo, e quindi stanno proprio, diciamo, attivando questo atteggiamento dilatorio proprio per far passare il tempo, perché, diciamocelo chiaro, i consiglieri regionali sono già in campagna elettorale. E dunque noi dobbiamo provarci fino all'ultimo, perché battaglie ne abbiamo fatte tante, sia a destra che a sinistra, battaglie come la legge sullo stalking, come la famosa legge sulla parità che abbiamo appunto visto approvare grazie ad Alessia Mosca e all'Ella Golfo, e quindi dobbiamo cercare di andare avanti attraverso queste lotte, come io stessa ho partito, infatti ho dato anche il mio contributo alla ratifica della legge di Istanbul, alla ratifica della convenzione per quanto riguarda la legge contro la violenza sulle donne. E quindi, come avete detto prima, anche questa legge dovrebbe essere da input, quindi anche a vedere la donna in un altro modo, e quindi anche in questo modo si riesce a fare anche una guerra contro quella che è la violenza sulle donne, proprio attraverso il rispetto, perché come avete detto è soprattutto una rivoluzione culturale, una forma di democrazia, una forma di democrazia paritaria. Non è una forma di violenza anche questa in fondo. Quindi voglio dire, sono d'accordo su questa battaglia che speriamo di vincere insieme, anche se non sappiamo se i tempi sono maturi, perché sembra che al consiglio regionale manchi sia la maturità che la sensibilità adatta. Grazie. Allora, Chiara Bonofiglio. Io intanto vi informo che qui abbiamo una sorta di tabella che potete anche implementare con i vostri dati, e se siete d'accordo anche entrare in questa chat folle della Casa delle Donne di Femmina TV, dove stiamo portando avanti questa politica di parità di genere, ma non solo. Dove, scusami Raffaella, Chiara, poi non ti interrompo più, ovviamente ci sono delle regole, così anche chi ci sente e poi da Facebook vuole aderire alla chat WhatsApp per avere, insomma, le notizie quasi direttamente, ci sono delle piccole regole che anche lì vanno seguite proprio per rispettiamo le idee di tutte, non accettiamo insulti, quindi la Bausone è sempre bacchettata, e sempre rispettiamo la trasversalità, il nostro obiettivo è quello dei diritti paritari.
Ok, innanzitutto grazie alla platea, grazie per avermi invitata qui. Io devo fare un applauso ad Alessia, che è stata lei a introdurmi in questo mondo, e sono felicissima di avervi conosciute, anche se magari io, diciamo che la vostra fama vi precedeva. Ci sono delle donne importanti in sala e vi ringrazio perché comunque portate avanti delle battaglie importanti che possono sembrare scontate, però che in realtà hanno ancora dalla nostra molte piazze da battere. Io vorrei dirvi, come ho già anticipato sul gruppo, che purtroppo la legge sulla parità di genere ancora oggi non ci garantisce in alcune realtà effettivamente quell'immediatezza poi di essere operative sul territorio. Faccio mia il discorso della Rocisano, in cui diceva effettivamente essere donne elette non significa poi essere donne nominate. Io 4 anni fa in realtà ho avuto modo di vivere sulla mia pelle il fatto della doppia preferenza di genere, perché faccio parte di un comune che è Sella Marina, e in cui si è votato per la prima volta nelle elezioni amministrative con la parità di genere, e sembrava una cosa sovrumana, ma tipo, ve la dico proprio in dialetto, quindi potremmo mentire pura himmina. Sì, siamo anche noi, quindi sì, non siamo quegli accessori o quegli oggetti da salotto, e purtroppo, tra virgolette, a nostro svantaggio, nonostante la legge ci tuteli, abbiamo dovuto comunque fare una battaglia sul territorio per penetrare in un tessuto sociale che, diciamo, ce l'ha tutta, in politica non ci ha ancora accettate. Io spero e mi auguro, anzi vi faccio questa proposta, che la casa delle donne... E quanto ne sono state elette? Allora, il fatto che poi le donne elette non significa che siano state nominate, come vi anticipavo già sul gruppo, erano 5 donne presenti in lista, di cui 4 ne sono state elette, di cui solo una è in giunta, ok? Però per legge ce ne sarebbero dovute essere 50 più 1, quindi tecnicamente spettava un'altra rappresentanza alla donna che non è stata data. Ancora, perché c'è quella... No, meno di 5.000. No, più di 5.000. Più di 5.000. Sì, sì. Dovevano essere 2 donne in giunta, su 4 consiglieri. No, ma il tema è, ma lo stai ponendo già adesso, sì. Io lo assumo già come posto, domani mattina gli mando la lettera al sindaco, non ci sono problemi. No, in realtà noi ne abbiamo... Sono 4 più il sindaco? Sì, sì, due donne. Due donne. Però il tema è interessante, sono state le elette. Cioè voi avete avuto 5 donne in lista, 4 elette. La dato interessante, resta l'eletto. Sì, sì. No, assolutamente. Tra l'altro io sono arrivata seconda coalizione, siamo arrivati secondi, siamo in maggioranza. Io non sono risultata eletta in minoranza per qualche voto. Delle 5 donne che eravamo presenti noi nella mia lista, anche 4 saremmo risultate anche elette se il progetto fosse stato vincente. Alla quindi fine, complessivamente il risultato è stato... Su quanti consiglieri? Su 12 consiglieri? 12 consiglieri. Su 12 consiglieri 4? 4 sono donne, sì. Quindi il risultato effettivamente c'è, la rappresentatività garantita dalla legge. È chiaro, questo. Perché Sella Marina vedeva una realtà in cui le donne non avevano mai, tra virgolette, partecipato come rappresentanza, si è vista in una compagine elettorale in cui si andava a votare con la doppia preferenza una forte rappresentanza femminile, e io penso che su questo dobbiamo agire. Sicuramente non deve essere poi quell'argine che ci dicevamo sul gruppo, non deve essere una cosa che ci mettono lì solo per tappare i buchi o per essere... Però io vorrei che la Casa delle Donne facesse un lavoro sul territorio anche dal prossimo anno in poi. Io mi farò portatrice nel mio paese e anche nelle zone limitrofe per far passare un messaggio che la donna, laddove non è tutelata dalla legge, si prende con forza quello che suo, senza strumentalizzazioni e senza battaglie politiche, anche se poi ognuna con la propria dignità rappresenta il suo pensiero politico. Vedi, io mi ricordo quello che hai scritto all'interno della chat, vi rendo edotti anche voi che siete fuori dalla chat, dicendo anche che molte donne non si sentivano di voler partecipare alla vita pubblica. Se non ci sono ragazze come te in un piccolo paese come Sella che si mettono in campo, io non penso che tu ti sia pentita di essere entrata in politica. Stai crescendo come sono cresciuta io, come sono cresciute le altre anche in politica. E alla fine tu sei il traino di queste persone, tu e le altre ragazze che siete entrate. Se voi non foste state elette all'interno di questo consiglio comunale, altre donne non vi avrebbero guardato e non avrebbero cercato, come succederà in futuro sicuramente, di fare la loro parte. Quindi è proprio questo il gap che abbiamo. Non avendo una rappresentanza non tiriamo dietro le altre donne, anche non un coinvolgimento politico inteso come posizione istituzionale, ma proprio come coinvolgimento di cittadinanza attiva, perché la politica è quella che sta facendo la Casa delle Donne.
scusate se mi autoincenso, ma non sono io, sono tutte le donne che fanno parte, compresa te e le altre. Stiamo facendo la pura politica, non la politica della seduta lì, che comunque ci deve essere, ma la politica dell'efficacia dei diritti a livello sociale. Sì. Quindi sei tu quella che sta lavorando, noi ti aiuteremo. E io da oggi non mi sento più sola, quindi grazie mille. Grazie, grazie. 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 Antonietta Sacco. Mentre arriva Antonietta Sacco, io faccio la voce fuori onda, sì. Quello che secondo me è importante da parte di tutte le donne impegnate, sia in ambito politico, sia in ambito associazionistico, perché che è un'altra sfera e parte importante della, certo, politica, intanto ti puoi avvicinare, non ti preoccupare, io per prendere anche un attimo di tempo, è quello dell'impegno continuo e soprattutto non cadere nel ricatto di accordi preelettorali, cioè di non firmare nessuna cambiale né in bianco né scritta. Antonietta. Non mi trovo d'accordissimo, ma io mi chiamo Antonietta Sacco, sono un ingegnere, faccio parte sia, abito in due posti contemporaneamente per motivi di lavoro, quindi faccio parte sia di Gizzeria e sia a Sersale, dove abito da qualche anno. Quindi, cioè, a livello anche di politica sul territorio, si passa da, sono oltretutto nata e cresciuta a Lamezia. Quindi ho questa visione della Calabria, diciamo, a seconda delle varie realtà, molto differenti. Cioè, io vedo una Lamezia dove io, quando sono cresciuta, Marcello Doris e l'amore, c'erano comunque queste figure. Ho visto a Sersale che c'è stata questa vera scalto, comunque ci sono state anche delle figure importanti femminili. Però adesso io, siccome anche io da tecnico, vado ai consigli comunali anche per vedere i bilanci economici, per capire, no? A livello anche amministrativo, vedo che molte consigliere comunali, no? Vengono messe lì in un angolo veramente come arredo urbano, è vero. Cioè, non per fare nomi, non per sminuirle, perché sicuramente avranno le loro qualità, sono state elette per qualche motivo, sicuramente, non solo per amicizia. Però poi vengono davvero utilizzate come arredo urbano, io questo lo noto. Cioè, io da seduta lì direi, ma di qualcosa, fallo. Cioè, vedo questo modo maschilista di trattarle, però non è questione soltanto di non riuscire a imporsi, però può essere che davvero, non dico cambiare il politico, però davvero c'è un'imposizione dall'alto dove magari non viene imposto che non possono ribellarsi a quel modo di vedere le cose. Ma neanche un cittadino va da lei a dire, ma come mai tu non hai fatto nulla? Perché anche magari poi nell'immaginario del paese dice, chi le cade la poverella? Cioè non ci vanno. Perché magari vanno dal maschio, vanno comunque dal capogruppo, esatto, ma non da lei. Che è semplicemente magari quella a cui si va quando vuoi cambiare la mensa dei bambini. Cioè, esatto, ed è vero, sì, quello che dicevamo sul fatto che le donne possono portare quegli argomenti che non vengono mai rilevati. Ma non solo. Ma non solo, esatto, non devono essere trattati solo per quello, sicuramente, perché spesso e volentieri, io lo vedo anche nei comuni, ma anche ancora per ovunque, vedo queste mamme in fila che vanno con queste consigliere donne per la mensa della scuola, cioè, guarda, soprattutto per gli asili. Sai perché ti interrompo? Perché un tempo, quando si faceva politica, si diceva si fa scuola di politica e ognuno metteva dentro un percorso. Per le amministratrici che sono alla prima esperienza di un'attività nuova per le donne, è necessario proprio creare quello che Raffaella sta lanciando come una scommessa in Calabria, che è la rete delle amministratrici. Io penso che la rete delle amministratrici possa servire anche a quello che tu stai dicendo, cioè a non sentirsi sole in qualche modo in quei contesti, perché poi di Doris, che è amica mia tra le altre cose, saluto sempre con grande affetto, ce n'è stata una e poi invece non abbiamo avuto un percorso successivo in questa direzione. E allora quello che Raffaella può fare insieme a tutte le donne, diciamo così, che stanno all'interno delle amministrazioni, che saranno domani anche nel Consiglio regionale, sarà quello di fare rete e quindi di creare forza perché nessuna si senta sola. Perché è vero che sono 1840 le donne, però ognuna di loro probabilmente è più sola che non quel 60% maschile. E allora io nella Casa delle Donne, in questa tua scommessa,
ci investirei sempre di più, perché è una scommessa interessante, importante, a cui dobbiamo allargare, diciamo così, gli orizzonti. E la tua è una, diciamo così, la giusta scommessa. Io quella che metti per questa battaglia, per, nel mio piccolo qualsiasi cosa posso fare. Grazie, Maria Giovanna. Maria Giovanna. Si vergogna. Venite tutte e due insieme se siete timide. Dai, venite insieme. Annalisa Zampano. Intanto vi saluto appunto a tutti e vi ringrazio di essere qua. Per me è un onore, come dicevo in altre riunioni, ecco, far parte di questo gruppo. Finalmente appunto uno non si sente sola, ecco. Sono un architetto, quindi nella mia professione piccola, ecco, ho dovuto spesso lottare anche sia come donna e sia come poi anche architetto, ho dovuto sempre impormi per farmi rispettare su cose che dovevano essere ovvie e che invece non lo sono, purtroppo. Infatti, per riallacciarmi anche prima al discorso di prima, che non dovevamo diciamo, ancora parlare di parità. Ora nel 2018 parlare di parità è un... Insomma, io mi ricordo a scuola, lo dicevo anche appunto a voi l'altra volta, che facevamo le ricerche sulla donna, quindi mi sa che non vorrei, ecco, che mia figlia ancora si dovesse ritrovare a fare di nuovo queste ricerche sul ruolo della donna, perché mi sembra veramente ridicolo, ecco. E con questo concludo, anche perché insomma si è detto tutto da chi mi ha preceduto. Grazie. C'è qualcun altro? Dai, la forza. Allora, a questo punto chiuderei l'incontro. Ripeto, qua c'è questo foglio, iscrivetevi, che così vi inseriamo all'interno della rete di WhatsApp per cominciare a lavorare insieme, per chi ancora non ne fa parte. E cominciamo a lavorare, questo è il nostro obiettivo principale, quindi vediamo che cosa riusciamo a fare adesso col comune di Catanzaro e poi procediamo con il resto della provincia. Chi vuole venire, andiamo in consiglio comunale. Che ore sono? Adesso. Grazie a tutti. Grazie. Per cominciare.